Buonasera amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui al Palassi di Trani con coach Totaro. Coach, lei prima di questa partita aveva detto: Trani dimostrerà chi siete veramente, ed è stata una battaglia e l'avete vinta. Noi dobbiamo essere solamente consapevoli di quelli che siamo. Siamo una squadra buona, abbiamo cambiato 6 decimi dalla squadra l'anno scorso, cioè la quarta partita, abbiamo perso la prima meritatamente. Beh, perché vuol dire, quelli là hanno giocato bene, e a Sanno un po' ce l'hanno scippata. Questo era un test attendibile. Noi dobbiamo crescere giorno per giorno. Anche i tifosi devono stare tranquilli, perché la squadra c'è, ci vuole tempo per amalgamarsi. Non è che oggi alzi la bacchetta e trovi tutto così. Domenica abbiamo vinto una partita importante, una partita dov'è che abbiamo messo carattere, dov'è che abbiamo messo voglia di vincere, che è quella che ci è mancata in questo periodo, e dov'è che abbiamo difeso alla grande stasera. Tenendo loro non so a quanti punti, a 65, abbiamo difeso alla grande. Ecco coach, durante la partita è stata una partita strana, perché il primo quarto eravate punto su punto, poi a un certo punto primi due quarti, punto su punto, poi dopo arrivati nel terzo periodo e quarto periodo avete preso comunque l'allungo, cioè siete saliti sopra di 7 a quasi 10 punti, anche di più su di loro. Poi arrivato al quarto minuto della fine dell'ultimo periodo c'è stata una specie di blackout. Dobbiamo eliminare questi blackout, però la cosa principale, che è merito al preparatore atletico che abbiamo, perché questa squadra ha corso per 40 minuti e ha difesa uomo per 40 minuti, quindi voglio dire, significa che il lavoro si sta facendo. Abbiamo fatto una grossa preparazione atletica durante l'anno, e all'inizio stentavamo, adesso stiamo prendendo la forma giusta. In più devono conoscersi e capirsi tutti quanti. Ci stanno i blackout, in 40 minuti avere solo 3 minuti, 4 minuti di blackout ci sta, averne come la prima partita 30 no, o come averne a Sanno 10 no. Dobbiamo cercare di eliminare questi blackout di tanti minuti. Però stasera sono soddisfatto per il carattere che ha dimostrato questa squadra e per quello che sono in grado di fare. Ci voleva una vittoria importante, stasera è stata una vittoria importante. Domenica avremo un'altra squadra forte che viene in casa nostra. Dobbiamo continuare a giocare partita su partita. Qui nessuno ci regala niente. Devi conquistartelo qua, su questo rettangolo. Ecco, una delle prove, è facile parlare anche di Ionicas, di Serrazzi e di Maggio, ma una di queste sorprese stasera è stato Martone, che comunque ha giocato molto molto bene. Signori miei, Martone è un giocatore di spessore, è di un 2,08 m, è uno che deve far sentire la sua presenza in questo campionato, perché lui non lo marca nessuno, deve far sentire la sua presenza. Gli altri hanno giocato con intelligenza, Donas ha giocato dentro l'area come volevo io e non uscire sempre per tirare, deve anche prendersi i suoi tiri, ma deve giocare là dentro, perché lui lì è forte. Noi abbiamo tre lunghi che sono tutti e tre buoni giocatori, alcuni vanno un po' sopra la media, però sono grandi giocatori. Ecco, un'ultima cosa, lei ha detto giustamente, alcuni sono sopra la media, come Mazzotta, che ha fatto un tiro da tre dopo la linea del centrocampo. Quali sono i colpi, diciamo, di classe che lei si aspetta da questi tipi di giocatori? Ma da Frank mi aspetto questo, mi aspetto la difesa che ha fatto anche stasera, perché sacrificarsi in difesa con tutta la squadra per un tiratore è tanto. Lui è il nostro faro in attacco, che quando ci stanno le situazioni importanti come questa qui, ha messo da 9 metri la bomba e ci ha dato il là e la consapevolezza che ci siamo. Ultima domanda, le volevo fare: il prossimo impegno è contro il Nardò in casa. È una delle squadre più forti che andremo ad incontrare, perché l'hanno costruita per salire. Noi siamo qui, ci alleneremo domenica, a viso aperto li affronteremo. Se sono più bravi loro, vincono. Se noi ci mettiamo un pizzico di cattiveria in più e la voglia di vincere, possiamo dire pure la nostra. Perfetto, la ringraziamo mister, alla prossima. Ciao. Amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui con il presidente della Juve Trani, il presidente Corallo. Presidente, è stata una battaglia, punto su punto, alcune decisioni arbitrali un po' sofferte però. No, non mi soffermerei sulle decisioni arbitrali, preferisco sorvolare, dare merito alla squadra avversaria che ha legittimato sul campo una prestazione gagliarda. Grandi complimenti ai miei ragazzi e agli avversari, in una cornice di pubblico stupenda. Era da anni che a Trani non si assisteva a una serata del genere, sono veramente contento di questo aspetto, al di là del risultato. Avrei preferito una vittoria, ma sono contento ugualmente.
Ecco Presidente, voi molti addetti ai lavori, soprattutto i vostri ragazzi, ci sono molti giocatori di categorie superiori come Corvino, Leoncavallo, anche Di Lauro, sono giocatori che comunque vi hanno dato, che cosa è vi hanno dato la differenza, hanno dato che cosa è mancato stasera? Forse avranno pagato anche forse questi oltre 2 settimane di inattività forzata, voi per la pausa regolamentare, voi per la partita sospesa domenica a Nardò, forse questo intervallo prolungato ha caricato un po' la squadra di eccessive tensioni che abbiamo pagato soprattutto nella seconda fase con una certa imprecisione al tiro. Comunque sono soddisfattissimo della prova dei ragazzi. Ecco, lui diceva giustamente l'ultima prova è stata contro Nardò, che è stata sospesa una partita degli ultimi 4 minuti e 59 secondi. Una partita, anche lì è stata una battaglia e anche lì comunque stavate giocando bene soprattutto, però purtroppo per condensa del palco. Lì come, è stato un po' che si è spezzata quella concentrazione rispetto a Ludas. Esatto. Possiamo aver lasciato lì un po' di energie nervose sul parquet, ma comunque al di là di queste, sono tutte le nostre compagne pugliesi di questo girone, sono tutte attrezzatissime, in primis San Severo, diremo tutte quante la nostra, porteremo certamente in alto i colori della regione in questo campionato. Ecco, l'obiettivo è di salire sempre di più in alto in questa categoria? Sicuramente sì, al di là della sconfitta odierna, nutriamo ambizioni, aspettative, sappiamo di poter contare su un coach super preparato, su un ambiente di gente appassionata e su un roster veramente qualificato, quindi al di là del commentare una sconfitta, il futuro lo vedo roseo. Ultima domanda, il prossimo impegno vi aspetterà un'altra battaglia, però fuori casa, vi mancherà un po' il tifo del Palassi? Esatto, un'altra battaglia. Abbiamo il recupero giovedì a Nardò in un ambiente a dir poco caldo, dove che è un ambiente che proprio dove strabocca di passione per il basket, un ambiente come quello che abbiamo vissuto stasera, sarà comunque una festa. Bene, la ringraziamo e alla prossima. Grazie, grazie a voi dell'attenzione.